Con i due volti nuovi, al di là di Antonio Di Matera presentato poc'anzi, Nicola Di Benedetto e Giampiero Montemurro. Parliamo di due nuovi innesti per la FBC Gravina, entrambi provenienti dallo Sporting Altamura. Come, Nicola, si riparte in un nuovo campionato di eccellenza, questa volta tra le fila appunto di una società, no, molto, che ti ha cercato tantissimo, la FBC Gravina? Beh, proprio quello che ha fatto la differenza è il fatto che comunque il Gravina mi ha cercato. Quando sono venuto qua a parlare con Angelastro e Costantiello, ho subito trovato l'accordo, rendendomi conto di avere di fronte delle persone comunque serie, con una società alle spalle altrettanto seria e organizzata, ciò che comunque in queste categorie non è facile trovare. Ecco, Giampiero, anche nel tuo caso ritrovi il mister che hai avuto l'anno scorso, mister Di Maio, che ha voluto fortemente sia Nicola che te. Sì, questo è stato anche un motivo in più, insomma, al di là del fatto che la società mi ha cercato, mi ha convinto subito, il mister era un'ulteriore garanzia, proprio perché so come lavora, so l'impegno, la dedizione che ci mette, è stato uno stimolo in più questo. Ecco, Nicola, tanti campionati alle spalle, non solo eccellenza, anche esperienza in Serie D. Il tuo è un ruolo di difensore centrale, ma anche con il vizio del gol. Sì, ogni tanto mi capita di magari di spingermi in avanti o su un calcio d'angolo o su qualche azione magari nel finale di partita, e mi capita, diciamo, spesso di fare qualche gol. Mi è capitato molte volte nel campionato di promozione, 2 anni fa ne ho fatti 10, l'anno scorso 4, e sono contento, ogni anno riesco a fare 4-5 gol. Delle medie comunque di tutto rispetto per un difensore. Mentre Giampiero, dicevamo in apertura della conferenza stampa, tu hai trascorso degli anni in quel di Bari, il tuo invece è un ruolo di centrocampista. Sì, ho sempre giocato in mezzo al campo, ho sempre fatto quello da quando ero piccolo, ho avuto parecchie esperienze, alcune negative, alcune positive, ho avuto problemi di percorso che sono riuscito ad oltrepassare, e l'anno scorso è stata un'ulteriore conferma che con la voglia e con tanto impegno i risultati arrivano, e questa è un'ulteriore conferma di far parte di questo progetto qua. Hai toccato già con mano l'entusiasmo della platea gravinese. È una platea che naturalmente si attende tanto, perché sull'onda dell'entusiasmo, appunto, il campionato stravinto in promozione naturalmente conta di far bene anche in eccellenza. Tu hai già sentito questo? Sì, si avverte proprio alla grande l'entusiasmo e la voglia di questi tifosi di vincere anche questo campionato. Il problema è che comunque il campionato di eccellenza non è lo stesso dell'anno scorso, di quello di promozione. Un campionato fatto di squadre blasonate che comunque partono con la volontà comunque di vincere anche loro il campionato. C'è il Casarano, ci sono altre squadre ben attrezzate, e affrontarle non sarà facile. Tante compagini blasonati. Per chiudere, Giampiero, tu personalmente cosa ti aspetti da questa esperienza a Gravina? Mi aspetto tanto, spero di, ho detto già prima, insomma, di ricambiare la fiducia della società e di associare un'annata gloriosa sia per quanto riguarda me sia per quanto riguarda la società. I buoni presupposti ci sono tutti.